Tutti benvenuti in un mio nuovo video. Questo video è diciamo un video da persona che ultimamente si è dedicata a farsi le unghie da sola, non intendendosene né avendo fatto corsi di estetica. Quindi in qualche modo è anche un video di istruzioni per l'uso e anche un minimo, appunto, un confronto tra due tipologie diverse di prodotto semipermanente. Sentite Pippi, Pippi che c'è? Comunque, di due tipologie diverse di semipermanente. Come ci sono trovata e come li applico. Facilità, appunto, per quelle che non se ne intendono e che vogliono cominciare a farlo in casa e che hanno una fornitura per estetiste, ecco le istruzioni per l'uso. Innanzitutto io le ho comprate al gruppo Clem, che è, in cui appunto il punto vendita è a Roma in via Merulana. Via Merulana 101 per l'esattezza. Allora, il kit prevedeva questa mini lampada nail LED della Laila e in dotazione, appunto perché era un kit per i per l'appunto per i one step, per il semi permanente one step, 5 one step in dotazione. Allora, io ho utilizzato sia i one step, sia ultimamente ho comprato le vecchie tecnologie con il base più fissatore lucidante. Allora, one step, parliamo un po' del prodotto. È un prodotto molto semplice da applicare, che richiede soltanto prima di tutto di avere l'unghia pulita, questo buffering, tagliare un attimo l'unghia, prepararla, smuovere e spostare leggermente le cuticole con questo che sposta appunto leggermente le cuticole, dopodiché applicare come uno smalto qualunque, prima passata e metti nel fornetto 15, conti fino a 15 secondi, seconda passata conti fino a 60 secondi, ovvero un minuto. Questo vuole un minuto per asciugarsi definitivamente e fare la patina. È un prodotto che va lavorato con molta delicatezza, pur essendo facile nell'applicazione, il colore è pieno fin dalla prima passata. La problematica che si presenta è che deve essere, come tutti gli smalti, ben dosato, in quanto se no quando asciuga fa assolutamente delle bolle. E quindi va appunto scolato un pochino e poi passato come uno smalto normale per la seconda passata e vedete che non fa bolle. Durata di sicuro non è la durata di 3 settimane, appunto, come promette nel sito della Laila, ma la durata, diciamo, è un 4-5 giorni e dalla mano più lavorata può capitare che si specchi. Ovviamente, perché comunque è una tipologia di semi permanente meno semi permanente appunto della vecchia tecnica, sicuramente è uno smalto a lunga durata, perché appunto l'indomani non ti trovi subito con per inciso
questo sbeccato, ma ti trovi le unghie sistemate. I colori, c'è una grande varietà di colori. Ve lo consiglio se volete approcciarvi a un metodo più facile, di smalto a lunga durata. Ma sicuramente non è come un semipermanente classico. Invece, questo che appunto l'Aila Gel Polish Gel Colorato Removibile Color Gel Sock Off, io ho scelto il Pinky Blu, ovvero il rosa con riflessi di blu, e su questo lo possiamo già vedere. Come si applica? E qui ci spendo un po' di tempo, perché ce ne vuole assolutamente di più. L'unghia innanzitutto appunto deve essere pulita, sgrassata. Si passa questa base, perché è doppio, l'offerta a cui ho aderito è stata quella che se ne compravi due, la base più fissatore lucidante, quindi top coat, base più top coat, era in regalo. E io ho voluto fare per inizio un colore così naturale. Mi è piaciuto, io appunto avevo tra virgolette remore, perché comunque questi semi permanenti classici vanno molto ben lavorati, in quanto il prodotto è diverso da questi appunto della One Step. E quindi prima si mette questa, dopo aver sgrassato col buffering come nel precedente, si mette questa base. Attenzione anche qui, scolare bene, perché ovviamente questo è un prodotto che tende a scolare, nonché a creare una patina di gel che subito non notate, ma che è poi asciugata appunto con la lampada UV o LED, come la vogliamo chiamare, e giustamente fa la sua stratificazione per tutto l'unghio e quindi indurisce l'unghio, ma fa anche diciamo un brutto effetto se appunto sbava, effetto che comunque è aggiustabile con una limatina e lavorandoci bene. E quindi metti prima questa base. Quanto conti? Conti assolutamente 2 volte 60 secondi. Con questa lampada non c'è il timer, quindi io conto per ben 2 volte 60 secondi per l'applicazione del prodotto per polimerizzarlo. E dopodiché metti questo strato di color gel, io per appunto ho usato il Pinky con i riflessi blu, il Pinky con i riflessi blu. Questo è molto più liquido, mentre appunto il One Step è molto più pastoso come stesura e molto più pieno. Questo è liquido, ci devi insistere un po' di più e quindi lo passi tranquillamente. Essendo liquido, appunto, stai attento che non sbavi. E lo passi direttamente appunto sull'unghia. Il fatto che sia indurita garantisce il fatto che senti meglio il limite dell'unghio e quindi non lo superi. Stratifichi, conti per 60 secondi, fai la seconda passata per 2 volte conti 60 secondi e via. Il gioco è fatto per i primi 2 step. Asciugate appunto tutte le mani, metti di nuovo la base più top coat sopra e ripolimerizzi, nel senso rimetti nella lampada per altri, sempre scolando ragazzi, mi raccomando, perché ripeto, questo è un prodotto che va dosato, in quanto può fare un effetto, ripeto, diciamo brutto se sbava per tutto il dito, quindi stare attenti che non ci siano sbavature. Lo ripassi, conti per 2 volte 60 secondi, dopodiché, a differenza del One Step su cui non deve essere fatto nessun sgrassaggio, ecco qui lo sgrassatore per unghie che io metto sinceramente con un fazzoletto semplice semplice,
eleva appunto l'eccesso di prodotto. Questo è l'effetto per l'appunto si vedono i riflessi blu. Questo è l'effetto. A differenza appunto del one step, senti l'unghia più stabile, più indurita, quasi sembra più forte, più resistente, oserei dire. Quindi quello è uno smalto a lunga durata, ma diciamo è un punto di partenza minore per i semi permanenti. Ovviamente potete alternarlo a questo classico semi permanente se volete qualche colore sciocco, qualche colore carino, volete sbrigarvi in un attimo perché partite per 5 giorni, volete avere le mani a posto. Inoltre, il kit da viaggio ti garantisce che te lo puoi portare in valigia e in un attimo te lo puoi ritoccare e via. E questo è fatto. Se volete appunto 3 settimane di permanenza del colore, come appunto un vero e proprio gel, questo classico, io sento appunto un'unghia più indurita, più stabile e quindi io trovo che sia sicuramente più a lunga durata. Queste sono le mie modestissime opinioni. Avendo provato queste due tipologie di semi permanente, spero che questo video per chi è neofita e per chi vuole approcciarsi nel fai da te sia utile. Un bacione da Manuela e alla prossima.